amica di Frank Sinatra, duettò con Louis Armstrong, fu una delle regine dell'aerobica in Italia. Addio a Lara St. Paul, che malata da tempo si è spenta a 73 anni nell'ospice di Casalecchio di Reno, Bologna. A darne notizia la sorella, Loredana. Lara St. Paul, la carriera cantante, personaggio televisivo, importò la ginnastica aerobica in Italia e partecipò a diverse edizioni del Festival di Sanremo, godeva dei benefici della legge Bacchelli. Mamma eritrea e papà romagnolo, Lara St. Paul, al secolo Silvana Riegas Savorelli, era nata e cresciuta a Fusignano, in provincia di Ravenna. Bellissima, era arrivata al successo nel 1968 al Festival di Sanremo, dove si era esibita in coppia con il grande Louis Armstrong con la canzone Mi va di cantare. Ma il suo debutto sul palco dell'Ariston risale al 1962 con il nome d'arte Tania, e la canzone I colori della felicità. Nel 1967 con lo pseudonimo per cui è ricordata di Lara St. Paul partecipò al 15 Festival della Canzone Napoletana con il brano, scritto da Amato e Valleroni Te Fage Desidera, eseguito in abbinamento con Anna Germani. La musica le aprì anche le porte del varietà televisivo, da quelli della Domenica sul Primo Canale alla Domenica è un'altra cosa, con Raffaele Pisu. Negli anni 70 aveva partecipato a Canzonissima, e poi ancora a Sanremo, dove era stata in gara tre volte. Poi i tour in Europa, e negli Stati Uniti. Nel 1973 giunse nuovamente in finale al Festival di Sanremo con il brano Una casa grande. Il 1973 vide l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones, col quale registrò il singolo Non preoccuparti / Adesso ricomincerei. Concerti a Los Angeles, dove lavorò tra gli altri con Ray Charles e Stevie Wonder, e cementò una solida amicizia con Frank Sinatra. Negli anni 80 cominciò numerose altre attività, lanciando per la prima volta in Italia l'aerobico dance con grande successo con una serie di videocassette, libri e dischi dedicati. Nel 1992 tornò alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi con orchestra ritmico-sinfonica, che è stato trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Vedova del produttore discografico Pier Quinto Cariaggi, negli ultimi anni ha avuto una vita non facile e costellata di malattie. Nel gennaio del 2017 la notizia della malattia, un tumore all'intestino, e la richiesta di aiuto lanciata dalla figlia Manuela, abbiamo bisogno di aiuto economico, e di consigli medici,